Cosa è l'HIV? Vediamo in questo video, attraverso la definizione sintetica che io vi farò, cosa è e in modo molto breve, perché non voglio annoiarvi, cosa causa in un eventuale organismo umano. La sigla HIV sta a indicare il virus della immunodeficienza umana. Ascoltatemi molto bene. Cosa significa immunodeficienza umana? Immunodeficienza umana sono ovviamente due parole totali. Però la prima, immunodeficienza, è formata da due parole che sono praticamente unite e un'altra staccata che è umana. Immunodeficienza sta per una mancanza di sistema immunitario. Una, chiamiamola appunto deficienza, una mancanza, una difficoltà del sistema immunitario. Umana, sapete tutti che appunto appartiene all'essere umano. Che cosa significa questo quindi? Significa concretamente che questo virus è un virus che va a indebolire il sistema immunitario dell'essere umano. Che cosa è il sistema immunitario dell'essere umano? Il sistema immunitario sono tutte quelle risorse congenite, quindi che ogni essere umano possiede da quando nasce, che mette in campo per sconfiggere eventuali virus e batteri. Quindi le risorse che noi abbiamo e che sono congenite nell'essere umano fanno parte del sistema immunitario umano. Il sistema immunitario possiamo considerarlo in modo abbastanza facile da capire e da comprendere come per l'appunto l'antivirus del nostro computer. Quando il nostro computer per l'appunto ha un virus che si va ad inserire nel computer stesso, noi siamo costretti a ricorrere per l'appunto all'antivirus, quindi a questo programma. Così il sistema immunitario umano è proprio l'antivirus. Il sistema immunitario umano infatti va a combattere il virus. Quando entra un virus, qualsiasi esso sia, viene sconfitto non tanto grazie al farmaco. Sì, il farmaco dà una mano, agevola i tempi per quanto riguarda la risoluzione di un problema, ma dobbiamo dire grazie soprattutto al sistema immunitario, che si adopera per combattere, per sconfiggere per l'appunto il virus, quindi l'agente patogeno che è entrato nell'organismo umano. Ecco perché questo virus è particolarmente grave, perché questo virus, cari utenti di YouTube, va a indebolire il sistema immunitario e quindi la persona è preda di qualsivoglia malattia, anche la più piccola malattia che esiste a questo pianeta, che può essere una semplice polmonite, che può essere una semplice febbre, che può essere per esempio un'influenza, che può essere per esempio una, come dire, una malattia, insomma, anche della più semplice, può addirittura diventare fatale per una persona sieropositiva. È bene quindi tutelarsi sempre. Il metodo di tutela migliore e garantito è quello di avere sempre a portata di mano nei rapporti sessuali o meglio, il preservativo, che protegge lui e lei, oppure lui e lui, perché va a fare da barriera e quindi a fare in modo che un liquido non vada a entrare nell'organismo umano, grazie appunto al fatto che c'è la guaina di plastica che protegge. Questo è un virus definito come retrovirus, un virus debole, non ha una, come dire, una capacità infettante, cioè ha una capacità infettante congenita, ma per prendersi questo virus non è poi così semplice come sembrerebbe all'apparenza, perché ripeto che è un virus debole, che però va conosciuto e va soprattutto ben inteso.
Questo sarebbe quanto. Io vi ho detto in modo molto sintetico che cos'è questo virus. Vediamo ogni lettera da me detta in inglese. H sta per human, I sta per immunodeficiency, quindi immunodeficienza, e V sta ovviamente per virus. E quindi tradotto in italiano è virus della immunodeficienza umana. Vi ricordo che questo virus fu scoperto nel 1980 o 1981, se non vado errato. All'inizio si pensava che fosse semplicemente un virus di deficienza del sistema immunitario, però relativo ad alcune scimmie, ad alcuni primati. Poi però si scoprì che questo virus non era da tenere sotto gamba, ma purtroppo era un virus che, se non trattato, poteva provocare anche addirittura la morte. Tra i personaggi illustri, ma di questo ci sarà tempo per parlarne in un video che farò a breve, che sono morti, ci ricordiamo il grande Freddie Mercury, che purtroppo non ce l'ha fatta. Bene, mi auguro di avervi detto praticamente ogni cosa. Mi raccomando, sempre proteggersi, sempre fare l'amore col cervello, e usando lo strumento medico chiamato profilattico o preservativo. Grazie a voi tutti per l'ascolto, grazie a voi tutti per la visione. Chi vi parla, quindi io, non sono un infettivologo, né un dottore, né un medico. Questo lo dico fin d'ora per fugare e chiarire la mia posizione e soprattutto ogni eventuale possibile dubbio in merito. Grazie a tutti, mi raccomando, prevenzione è la prima cosa. Ah, aggiungo altra cosa che qualcuno potrebbe pensare, ma che vuoi che sia, ti si indebolisce il sistema immunitario, prendi la pasticca e quant'altro. No, non funziona così, perché una volta che il sistema immunitario è debilitato, non è che si prende un virus dall'esterno e penetra, ma è proprio l'organismo che sviluppa eventualmente queste, diciamo così, patologie. Non è per colpa appunto di questa, diciamo, situazione qua che ci sono appunto queste cose qua, ma è lo stesso organismo vivente, quindi lo stesso organismo umano che sviluppa da solo queste malattie che possono eventualmente in un soggetto chiamato immunodepresso provocare la eventuale morte. Quindi ripeto, non è appunto che una malattia in cui il soggetto immunodepresso viene dall'esterno, quindi me l'ha trasmessa lui. È lo stesso organismo che non riesce a far fronte a questa mancanza di difese immunitarie, per cui sviluppa in modo automatico e in modo quindi autonomo determinate patologie, determinate malattie. Ecco perché la persona quindi poi può andare incontro alla addirittura morte. Bene, questo è quanto, o meglio sarebbe quanto, ripeto, non sono un dottore né un medico, però ho studiato molto il virus in questione. Grazie, se c'è qualche errore siete tranquillamente liberi di fare l'aggiunta attraverso uno o più commenti.